Altri indizi? Dimmi pure. Conosci il capitano Cody? Quello che si lamenta sempre di non avere una internet. È su Montevir, allora. Forse dovrei scalare la montagna e scoprire finalmente cosa ha di così speciale questo internet. Ok. Oh, ci rimettiamo in viaggio così presto? È da un po' che non stiamo in giro io e te, eh? Così presto mica tanto. Oh, guarda chi c'è! Hey! Salve, Jacob! Sorry! Chiedo scusa, parlo troppo forte? Forse così va un po' meglio per te. Ho pensato che potremmo organizzare un incontro veloce. È lo stesso tizio che con te ad apparire nelle stazioni. Ma insomma, chi sei? Ah, dove ho scordato l'educazione? Dovrei presentarmi. Sei un arcangelo? Okay. Arcangelo, è così che ci chiamate? Che delizia! Quanto a me, personalmente, la vostra gente mi ha chiamato in molti modi. Artù, Alessandro, Agamennone. Ahimè, io sono Aleph. Puoi chiamarmi Al? Non è quello che mi aspettavo. Da qualche tempo una vecchia conoscenza mi preoccupava. Fortunatamente quella situazione ora è stata risolta. E ora ritorno e scopro che questo mondo ha radunato altri della mia specie, altri arcangeli. Questi sono davvero tempi entusiasmanti, amici miei. I nuovi arrivi sono un'accoglienza bizzarra, ma vedo molto potenziale in loro. Tanto che devo chiedervi di non tentare di interferire con il mio esercito di team building. Anzi, devo proprio chiedervi di smettere di cercare i miei simili, in qualsiasi modo. Devo trovarli per lasciare questo posto, però. Oh, volete solo andarvene? Sì, posso mandarvi lontano da qui. L'unica cosa che non posso trasportare sono io. Uno specchio non riflette se stesso. Ah, ti fidi di questo tizio a triangolo? No. Così sia, esaudirò il vostro desiderio. Per favore, non tornate. Davvero. Dico sul serio. Ah, solo noi? Non è quello che volevo. Letteralmente. Sì, anche perché ha lasciato indietro tutti gli altri. Ha portato via solamente noi. Ok. Questo è stato inatteso. E siamo nel bel mezzo del nulla. E non ho poteri. Però le cassette, Meredith c'è ancora in teoria. Mi ha fatto abbastanza ridere l'asse di legno che è volata via. Non riesco a leggere niente, non riconosco nemmeno la lingua. Ottimo. Una spada gigante. Che cosa bizzarra. Ma guarda un po'. Ehi, è lo stesso vetro che c'era quando abbiamo catturato quella creatura di vetro. Hai l'aria sperduta, straniero. Hai bisogno di un posto dove stare? Beh, sì. Ah! È un TARDIS. Sei fortunato che ti ho trovato, tesoro. Puoi chiamarmi Madame Ambra. Sono il volto della loggia Ambra. Sei davvero fortunato. La loggia Ambra non attraversa spesso quei mondi morti. Accomodati. Fai come se fossi a casa tua. Dai un'occhiata in giro. Al momento stiamo viaggiando, perciò non c'è ancora nessun posto dove andare. Ok. Lontano da casa. Accidenti, starei qui per sempre se potessi. Quindi non puoi? È uno specchio ben lucidato, non sembra riflettere nulla però. La loggia Ambra è davvero unica nel suo genere. È la prima volta che visiti la loggia Ambra, sì? Madame Ambra sa come gestire questo locale. Per questo è poco ma sicuro. Quello non è Aleph? Sì. E c'è anche... l'altra tipa. Un tempo più semplice. Conosci Aleph? Eravamo come una famiglia una volta. Ai bei vecchi tempi. Eravamo un bel gruppetto una volta e abbiamo passato dei momenti insieme, lascia che te lo dica. Aleph era un po' il capo, cioè è ovvio che fosse lui. È un tipo fatto così, dico bene? Io? Io ero quella che guida e Morgante era il custode della porta. Ma a volte ci si perde di vista, a volte alla fine le cose si complicano, perciò mi sono lasciata tutto alle spalle. Sono sicura che Aleph sta ancora cercando di trovare un modo per andarsene da quell'isola, ancora adesso. E la vecchia strega non gli dirà mai come fare, ovviamente. Anche perché è morta. È dentro la mia testa. Ma non voglio annoiarti come una vecchietta che racconta i tempi andati. Quindi sei un arcangelo? Io? Beh, te l'ho detto, Jacob. Sono solo il volto di questo locale raffinato. La loggia Ambra è la vera protagonista. Ah! Ah, quindi davvero la struttura era... cioè, la torre che c'era dietro era effettivamente senziente. Lei è solamente una proiezione. Per non parlare del fatto che tu la sei lunga sul cosa vuol dire andare in giro indossando un avatar. Dico bene? Parla di noi? Non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. Now. Ora, immagino che fossi bloccato su quel sasso perché Aleph ti ha teletrasportato lì, giusto? E prima eri a Nuova Virral.
Quell'isola è come una carta moschicida. La gente scivola tra le crepe del mondo e finisce lì. Gran bella sfortuna, dolcezza. Ma per quanto riguarda le storie del nostro amico della testa triangolare, non è colpa tua se sei rimasto coinvolto nelle nostre vecchie beghe. Perciò ti darò un passaggio, solo per questa volta. Seguimi. Allo specchio? Allo specchio. Questo specchio ti porterà dove devi andare. Quale sia quel posto, invece, beh, non dipende da me. Attraversalo quando sei pronto. Vabbè, vorrà dire che lasceremo anche questo luogo. Take care. Abbi cura di te, dolcezza. È stato un vero piacere conoscerti. Ah, e fammi un favore. Non facciamo sapere al nostro amico Al che ti ho aiutato, ti va? Oh, non hai idea di quanto mi hai fatto preoccupare, bello. Ok, allora, se ho capito bene, questo tizio triangolo, Aleph, è un vecchio arcangelo che è rimasto bloccato a Nuova Viral come tutti noi. E sei stato salvato da una sconosciuta dopo che un tizio a triangolo ti ha spedito in un altro mondo. Cosa che può fare agli altri ma non può fare a se stesso, capito? Mi sembra un buon riassunto. Non sappiamo che stia tramando questo tizio, vero? Mi pare che abbia già tutto sul suo programma, ad esempio cerca gli altri arcangeli. Immagino che la mia domanda sia questa. Come lo gestiamo? È chiaro che ha qualcosa in mente, ma tutta questa faccenda potrebbe essere un pochino al di sopra delle nostre capacità. Lo teniamo d'occhio. Buona idea, bello. Per quanto adori la versione cantata, purtroppo mi dà problemi quando parliamo in due, sostanzialmente. Ehi, che hai da dirmi tu oggi? Ah, Chico, proprio la faccia che volevo vedere. Un cliente di questo rispettabile locale mi ha raccontato di un suo avvistamento particolare. Una barca a remi abbandonata, portata a riva dalla corrente non molto tempo fa. Strano, non ti pare? Ho pensato che ti sarebbe piaciuto averne notizia, dato che tu e i tuoi amici adorate parlare di strani avvistamenti proprio nel mio bar. Barca a remi. Ok, voglio provare come al solito a fare una cosa. Karate metallico, fendenti al silicio, distrugge i muri. Fantastico questa. Così abbiamo un po' di scelta almeno. E qui c'è una barchetta, come ci aveva detto. Eh? È una barca a remi. Di solito cose del genere arrivano a Nuova Virra solo a pezzi. Vuoi salire a bordo della barca? No, non ora, per sicurezza. Non so cosa ci faccia o cosa ci porti. Ecolocazione, guardala un po'. Guarda, di questo qui dammene due. Prendiamone qualcuno di più. Quasi quasi sì, la do anche a lei ecolocazione. Un'altra stazione sotterranea, eh? Ma chi le costruisce? Qui noi non c'eravamo ancora entrati. Cos'è? Ah, oh, è un ascensore. E non posso volare? Ah, Meredith! Siamo morti. Cosa sta succedendo? Bella domanda. Ci serve una chiave. Stimati ospiti, vi prego di gustare il cibo che ho preparato per voi. Arriverò a salutarvi a breve, perciò non andate da nessuna parte. Alice, bevimi. E questo, mangiami. Ok, mangiami ci ingrandisce. E bevimi ci rimpicciolisce. Ovviamente era la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. Palese. E per mangiare dobbiamo salire sul tavolo a questo giro. Posso diventare ancora più piccolo? No. Chissà se i nemici, esatto, sono più grandi. Ma dici che mi vede? Allora, vedermi mi vede, però combattere non mi combatte, ovviamente. Ma se io divento più grande? Avevo detto di non andare da nessuna parte, davvero, chi vi ha insegnato le buone maniere? Dovreste vergognarvi di voi stessi. Il cappellaio non apprezzerà che il suo tè venga interrotto, quindi restate qui, ve lo ripeto. Sì? E si diventa ancora più grande? Hai disturbato un tè tra mostri, ok, se siamo più grandi, gliene frega niente al gioco. Vediamo. Ecolocazione e ecolocazione. Ah, ci ho sperato. Sputiamo tutti quanti e tu colpisci male tutti quanti. Madonna Meredith, se adesso fai danni. Forse non è che sia granché la quantità di danno, ma è già qualcosa, è veramente tanto. Mettilo qua, per sicurezza. Ah no, devo prendere questa. Sembra una scatola di Minecraft. E ora siamo piccini picciò. Eccomi qua. Derisione. Spariamo? Spariamo. Madonna mia, quanto mi piace sta tattica. Non ne avete idea. Certo, magari distrugge un po' il combattimento, ma è perfetta, è esattamente quello che voglio. L'ho pensata, funziona, è fantastica. Vediamo karate metallico. Wata! Bellissimo. Ti immagini fosse una di quelle situazioni alla Far Cry dove devi stare davvero ad aspettare e se aspetti tipo 5 minuti fermo lei arriva davvero? Apriamo la porticina. È una citazione a Zelda questa? Allora, cosa contiene questo magico scrigno? Questa la conservavo per dopo, sarà una bella sorpresa per te, un ospite cortese la lascerebbe in pace. Usa la testa a non perderla, Alice.
Vuoi aprirlo? Re Gemma vuole la tua testa. Potrei catturare lei ora come ora, invece che far evolvere il coso, eh. Pium! Vediamo. Quanto facciamo? 100%. In realtà mi sa che è anche aumentato perché abbiamo la barra fusione al massimo. Potrebbe essere buono. Chiave del bianconiglio. Magniamo, torniamo normali e proseguiamo. Ah, ok. Sì, Dio mio. Eccoci qua però. Ah, vuoi vedere che devo diventare piccolo? Devo tornare piccolo per entrare in quello. Eccomi qua. Ah, che diavolo ha questo posto? È come se fosse qualcosa che spinge contro di me. Eccoci qua. Chi sarà il prossimo? Il bianconiglio? No, è Alice. Un altro arcangelo. Anche questa volta sembra qualcosa che non dovrei vedere. Avete ignorato il mio ordine, vi siete mossi. Non mi rispettate? Non vi rendete conto di quanto io sia importante? No, hai ragione, non ti rispetto. Che maleducazione, per di più nei confronti di un membro della famiglia reale. Se vi rifiutate di usare la testa, sarò costretta a togliervela dalle spalle. Provaci. Regina di esilio del Paese delle Meraviglie. Allora, Alice, di livello 37, sei pronta? Prima di tutto, la rendiamo più debole. Poi, dopo, la iniziamo ad attaccare. Con la fusione, magari. Vediamo. Ok, stato bloccato. Vuoi forse vedere che non la possiamo... Ah! I personaggi gonfi hanno statistiche di attacco e difesa aumentate, ma una schivata meno importante. Ok. Quindi a questo punto dobbiamo provare a vedere se la nostra carissima... Bevimi, quindi si è rimpicciolita, quindi può schivare più facilmente. Sette meraviglie, può fare miracoli, oppure no. Vai Meredith, colpisci. Ok, l'abbiamo colpita. Ok, gli status può prenderli. Ora siamo più veloci, possiamo fonderci. Questa era la mia tattica. Non fare del male. No, sono morto. Vabbè, non importa. Abbiamo uno status, che è il veleno, che è comunque importante. Andiamo con lei, per forza. O meglio, per forza no, però... La curiosità era tanta questo giro. I cuori di Jaco e Meredith sono all'unisono. Kuneko, vai. Possiamo arrivare al potere fusione se aspettiamo ancora un turno. Dai, sono troppo curioso, voglio vedere cosa fa con Kuneko. Ehi, no! I miei PA... Palle. Ancora. Basta. Meredith, potere fusione. Schianto di volta. Oh. Niente di che. Bello. Elevata. Vorrei agguantarla. Però quello del meteorite era molto più bello. Quello del meteorite come colpo era veramente bellissimo. Vedrai che la storia si ripete. Con il finale della canzone. Perfetto. Batteria. Colpisce un bersaglio due volte. Mette a segno colpi critici se usata dopo carica. Con un colpo extra. Quindi diventa 120 anche questo. Meredith sta iniziando ad avere roba interessantina come slot, eh? Il tuo vigore è aumentato del 9%. Ora puoi planare per 6 secondi. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quel che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola occidente sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, un ritrovo di vuoto e quiete. Procedi dunque lì a settentrione, dove le strade si vanno ad incontrare. Dove la terra ti porta nel cielo e sulla neve potrai camminare. Tra queste terre c'è un fiume che scorre, fino alla fonte ti porta il sentiero. Ok, quindi dobbiamo salire sulla montagna innevata e trovare il fiume. Non avete proprio rispetto, vero? Che rabbia! Figlia dell'ego! Signorina Alice, piacere di conoscerti. Mi serve qualcuno con le tue capacità relazionali. Ah, non mollate mai, eh? Non ci chiedi come siamo tornati?
Tutti gli arcangeli hanno un'opinione così alta di sé, o lei era per caso speciale? Chi lo sa. È ricomparso quel tizio, Aleph. Ah, c'era una pista che volevi seguire, giusto? Che pista era? Tra queste terre c'è un fiume che scorre fino alla fonte e ti porta al sentiero. In realtà sembra molto specifico, forse descrive un luogo preciso dell'isola. Immagino sia meglio tornare ad esplorare. Non hai sentito le dice su quello che sta accadendo sul Monte Virral? Sarebbe bene controllare. Guarda, il Monte Virral credo sia proprio la nostra prossima opzione ormai, visto che c'è anche il cane. Esatto.